Parola d'ordine di oggi è il 16, 16 come i minuti dell'AMRAP e 16 come le ripetizioni di ogni movimento che lo compongono. Warm up, abbiamo 3 set di 10 step up down, poi abbiamo 10 prisoner air squat e poi 20 secondi di plank shoulder touch. Per quanto riguarda il workout è un AMRAP 16 minuti, quindi as many round as possible, quindi maggior numero di round in 16 minuti di che cosa? Abbiamo 16 box jump, dopodiché abbiamo 16 dumbbell snatch alternati, poi abbiamo 16 wall bar e per concludere 16 push up. Questi 4 movimenti, maggior numero possibile di volte per 16 minuti. E come cash out di oggi abbiamo 200 metri run da correre però con il dumbbell che abbiamo utilizzato all'interno del workout as fast as possible, quindi nel minor tempo possibile. Potete tenere il dumbbell come volete voi, sopra la testa, sotto la maglietta, sotto una ascella, come volete voi, l'importante è nel minor tempo possibile. E per concludere, come in ogni video, non posso far altro che ricordarvi tutti i nostri canali social sul quale seguirci, che sono Instagram, Facebook e il canale YouTube. Iniziamo il riscaldamento con degli step up down, quindi andiamo in appoggio con un piede sul cubo, spingiamo forte con la gamba in appoggio, stendiamo completamente ritrovandoci in piedi sul cubo, andiamo ad alternare nel corso dei movimenti le gambe di salita, quindi se salgo prima col destro e poi al passaggio successivo salirò col sinistro. Dopo gli step up down abbiamo i prisoner squat, quindi rimaniamo a terra, portiamo le mani dietro la testa o dietro le orecchie se stiamo troppa tensione al collo, scendiamo in accosciata completa e poi risaliamo mantenendo bene a contatto il pavimento con le suole delle scarpe, quindi sentiamo ben spingere i piedi anche dietro e contemporaneamente il ginocchio avanti. Finiti i prisoner squat abbiamo 20 secondi di plank shoulder touch, quindi ci carichiamo a terra, mani sotto le spalle, dita leggermente extrarotate, puntiamo bene i piedi, gambe tese, glutei attivi, ci spingiamo via da terra e mantenendo la spalla in linea con il polso e l'attivazione del core, mano che va a toccare spalla opposta, quindi mano destra, spalla sinistra e viceversa. Per quanto riguarda i movimenti del workout iniziamo quindi con i box jump, quindi sono dei salti sul cubo a pie pari. Salto, atterro con entrambi i piedi, stendo caviglie e ginocchia anche, poi posso ridiscendere e così via. Vado a terra, salto, atterro con entrambi i piedi contemporaneamente e stendo. Dopo i box jump, il secondo movimento sono i dumbbell snatch. Quindi andrò a prendere il mio dumbbell, dumbbell in mezzo ai piedi, spalla in linea con il peso, spingo con le gambe, stendo e mi ritrovo con il dumbbell sopra la testa, braccio completamente teso, torno a terra e cambio mano, quindi vado ad alternare nel corso dei 16 movimenti, braccio destro e braccio sinistro. Conclusi i 16 movimenti vado ai wall ball, quindi prendo la palla, la tengo con entrambe le mani bene sotto la palla, dita rivolte verso l'alto, scendo in accosciata completa, spingo con forza con le gambe e direziono la palla con le braccia. Se non ho una palla medica o se non ho un target, ad esempio se sono a casa, posso andare a sostituire i wall ball con i thruster, mantenendo quindi sempre la palla in front rack, accosciata completa, spinta delle gambe e poi innesco delle braccia. Concluso l'ultimo wall ball, dobbiamo fare dei push up, quindi ci corichiamo a terra, petto e cosce che toccano il pavimento, le mani sempre sotto le spalle, ci spingiamo da terra come abbiamo fatto prima per trovare la posizione di plank e poi ritorniamo di nuovo a terra, petto e cosce toccano, spingo, stendo le braccia e così via. Per concludere, come cash out di oggi abbiamo 200 metri di corsa nel minor tempo possibile, ma con il dumbbell che posso tenere come voglio, posso tenerlo sopra la spalla, sotto la maglietta, dentro i pantaloncini, come volete voi, o semplicemente in mano.